Ciao. Guido? Ehi, Guido! Ah, sei tu. Non ti avevo riconosciuto. Che ci fai qua? Sono andato a trovare un amico. E tu? Io abito qui. Ho un mal di testa stasera. Beh, ti saluto. No, aspetta, sono contento di averti incontrato. Forse puoi darmi un consiglio. Se vuoi ci vediamo domani. Adesso sono proprio stanco, casco dal sonno. Guido! Scusa, ma è una cosa importante. Ne va quasi della mia vita. E poi, forse è una cosa che ti riguarda. Fammi salire. Vuoi salire? Così vedo anche la tua casa. Che hai? Che ti prende? Hai bevuto. Però, che bella casa. Però... Posso offrirti qualcosa? Vuoi qualcosa? No. Grazie. Ridi, ridi. Cosa vuoi? Cosa sei venuto a fare qui? Spara! Su, che aspetti? Come sei arrivato a me? Alza sulle mani! Cos'hai lì sotto? Fa vedere! Volevi ammazzarmi! Poggialo lì! Lì! Per cortesia. Ma non avevi paura che ti tradissero? Chi? Finiscila. Senti, io avevo saputo che tu eri l'amante della signora. Me l'aveva detto il sardo. Lo conoscevi, no? Gli avevo fatto un piacerino per una licenza edilizia. E quello mi aveva detto di te e della signora, ma così, quasi ci scherzava sopra. Ma perché? Vi ricattavano? Guarda che io solo ho mandato le lettere. Mi faceva gioco. L'idea mi è venuta quando è morto il guardiano dell'albergo. Ho mandato la prima lettera. Capisci? Se funzionava, la moglie avrebbe... L'hai mandata tu la prima lettera? Allora la colla. Ma che colla? Niente, niente. Poi ho mandato la seconda. Ci avevo lavorato tanto a quell'affare, non poteva finire così. Sai che cosa mi aveva fatto il marito? Quello stronzo! Eravamo d'accordo, lui aveva i terreni, io i progetti, l'impresa, le conoscenze giuste, i sistemi per aggirare i vincoli. Di colpo, dopo tutto il tempo che ci avevo lavorato, viene da me e mi dice che avrebbe fatto tutto da solo. Che io ero un contadino arricchito e che se ne fregava dei vincoli. Scusa, ma a me non me ne frega niente dei tuoi affari col marito. Già, cosa me ne frega voi? Comunque avete fatto bene ad ammazzarlo. Oh, io non lo so se l'avete proprio ammazzato voi, quel rincoglionito. Io non ti credo. Comunque se metti via la pistola e ti siedi, ti spiego cosa ho in mente per il tuo silenzio. Non ci siamo mai stati molto simpatici, vero? Forse è solo una tua fissazione. Senti... Diciamo che io convincerò la signora a venderti l'albergo e il terreno a un prezzo ragionevole. Ragionevole quanto? Dovrei sempre coinvolgere nell'affare altre persone. Ci vuole tempo. Ma allora guarda, decidi tu la cifra che puoi pagare, nel più breve tempo possibile. Messa in un modo realistico. Va bene. Mi sta bene. Accetto. Tanto voi ve ne andrete, no? Certo. Così non dovrò più vedere la tua brutta faccia.
Ma non portavi gli occhiali una volta? Sì, ma adesso ci sono le lenti a contatto. Beh, io me ne vado. Tu sarai stanco. Lo sono davvero. Ah, senti, tanto per chiarire, io non sarei mai venuto a prendere i soldi del ricatto. Oh, devi credermi. Non sono il tipo. Ci ho provato. Tutto qui, capito? Che mi costava? A me bastava mettervi un po' di fretta. Però adesso una cosa me la devi dire, eh? Come sei arrivato a me? Mi sembrava di essere in una botte di ferro. Non capisco. Non lo so come sono arrivato a te. Ci ho provato. Ho capito. Vabbè, siamo d'accordo. Buona fortuna anche alla tua amante. Ah. Dimenticavo la mia sbarra. Non vorrei lasciarla qua. Da bambino pensavo che il mondo non avesse fine, che le cose belle fossero dovute all'uomo e che nessuno in realtà potesse fare del male senza volerlo. E che gli uomini fossero fatti per la terra e i pesci per l'acqua e che l'acqua potesse lavare tutto.